chiamati mediante il Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarno. Quando fu in casa chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso fra loro chi fosse più grande. Sedutosi chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Gloria a te, Dio Cristo. Rimaniamo per alcuni istanti in preghiera silenziosa, ricordando quello che il Signore ci ha appena detto. Invochiamo lo Spirito Santo perché come fuoco possa scendere su di noi. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ringraziamo la Santissima Trinità, ringraziamola ogni volta con più intensità, cari fratelli. Ringraziamo Dio che ci ha chiamato oggi, ringraziamo Dio che ci vuole infuocare con il suo amore, Lui che è fuoco ardentissimo e ci infinitamente super ama. Dio è infinitamente super fuoco e ci infinitamente super ama.
e ci vuole infuocare in questa messa con il suo amore santissimo. Vedete, la messa ci deve trasformare, la partecipazione alla liturgia ci deve infuocare, trasformare, divinizzare, ci deve donare forza, ci deve donare luce, ci deve donare coraggio, franchezza. La liturgia cattolica è fuoco che infiamma. Attraverso la liturgia Dio vuole entrare in noi, ci vuole trasformare, vuole operare attraverso di noi. Vedete che cosa meravigliosa, cari fratelli. E attraverso di noi il Signore vuole aiutare anche gli altri a santificarsi, vuole aiutare anche gli altri a credere, vuole aiutare anche gli altri ad essere a loro volta pieni di fuoco spirituale, cari fratelli. Vedete, la messa, come vi ho detto altre volte, la messa ci ricorda il grande sacrificio del profeta Elia, e vi raccomando di andare a leggervi nella Sacra Scrittura proprio i capitoli che riguardano il profeta Elia. In particolare li trovate nel primo libro dei Re, dal capitolo 17, mi pare, in poi. Questo grande profeta, dice il libro del Siracide, era come fuoco, la sua parola era, bruciava come fiaccola. Vedete, profeta Elia più volte con la preghiera ha fatto scendere fuoco dal cielo, cari fratelli, e una volta questo fuoco è sceso su un sacrificio, sceso questo fuoco ha bruciato completamente il sacrificio, tutto quello che stava intorno in certo modo. Vedete, la messa è un po' questo fuoco che scende dal cielo per trasformarci, per renderci tutti di Dio, perché Dio possa operare attraverso di noi. Siamo in tempi di grande incredulità e Dio si vuole servire di noi per aiutare gli altri a credere, ma innanzitutto Dio vuole ardere in noi, nei nostri cuori, ci vuole riempire di questo fuoco, e poi attraverso di noi Dio vuole infiammare di questo fuoco santissimo anche gli altri, cari fratelli. Avete sentito che oggi nel Vangelo si parla della morte ma anche della resurrezione di Cristo. Vedete, quando questo fuoco di Dio viene in noi, ci rende incapaci di testimoniare davanti al mondo la resurrezione del Signore, la sua passione per amore per noi, e ci rende capaci di dire parole convincenti che toccano i cuori. Pensate, quando il fuoco dello Spirito Santo dopo la Pentecoste è sceso su San Pietro, la sua predicazione è stata così efficace che tante e tante persone, migliaia di persone, si sono convertite, cari fratelli. Vedete, la nuova evangelizzazione di cui si parla non è altro che questo, non può essere altro che questo, cioè aprirci di più allo Spirito Santo, perché chi è che converte le persone a Dio, cari fratelli? È Dio stesso, è il fuoco dello Spirito Santo, cari fratelli. Vedete, ieri siamo andati al santuario dell'Addolorata. Perché tanta gente va al santuario là dell'Addolorata? Tra l'altro è un santuario che non è che parla di semplicemente di gioia, di, non so, banchetti, di feste pagane, eccetera, di piaceri. Nel santuario la Madonna è apparsa addolorata, cari fratelli. Quindi quel santuario ci parla della passione di Cristo, cari fratelli, ci parla dei dolori di Maria. E quanta gente c'era ieri e quanta gente ci va in questo santuario, perché, cari fratelli? Perché il Signore ce li porta là, perché là la Madonna veramente è apparsa, cari fratelli. E guardate che quando appare la Madonna non è che ci va perché semplicemente lo vuole lei, perché è Dio che ce la manda, è Dio stesso che manda la Madonna in questi luoghi. Perché, cari fratelli? Perché vuole infuocare le persone di amore di Dio, perché Dio vuole trasformare le persone con l'amore di Dio. Vedete, noi quando guardiamo la Madonna, pensiamo alla Madonna, tante volte la pensiamo in maniera troppo umana,
Perché? Perché la Madonna era piena del fuoco di Dio, cari fratelli. Attraverso la Madonna si manifestava la Trinità. Non perché la Madonna sia Dio, ma perché la Madonna era una creatura tutta aperta a Dio, al fuoco di Dio, cari fratelli. E vedete che quando appare la Madonna, tante volte la gente va, tante volte senza sapere perché, ma è attirata, è come una calamita che attira, cari fratelli. Questo è Dio, vedete, cari fratelli. Più siamo pieni del fuoco di Dio, più attraverso di noi Dio può attirare le persone a sé, più Dio attraverso di noi può convertire le persone. E guardate che il fuoco brucia, scioglie tutto. Dicevo oggi durante un'altra omelia, noi siamo pieni di catene, vedete, del mondo, del demonio, della carne, che ci rendono freddi nelle cose di Dio, ci fanno pensare, queste catene ci fanno pensare soprattutto alle cose del mondo e ci rendono freddi alle cose di Dio, cari fratelli. Ma questo fuoco che vuole scendere in noi, soprattutto nella messa, per questo vi raccomando di confessarvi bene e di venire in chiesa confessati per poter ricevere l'Eucarestia, cari fratelli. Perché in questo modo il fuoco di Dio entra in voi, nelle vostre famiglie, e attraverso di voi questo fuoco può entrare anche nei cuori più induriti, cari fratelli. Però prima di tutto ci dobbiamo convertire noi, perciò vi ripeto, confessatevi bene, preghiamo intensamente, confessiamoci bene, cari fratelli, perché questo fuoco di Dio entri in noi. E questo fuoco di Dio, quando entra in noi, ci dà la forza di seguire Gesù sulla via della croce. Vedete, Gesù l'altra settimana ci ha parlato della croce, ma anche oggi si parla della croce, sia nella prima lettura che nel Vangelo. Si parla della resurrezione, ma anche della croce. Per arrivare alla resurrezione bisogna passare per la croce, cari fratelli. Ma come passiamo per la croce noi? La croce è un mistero divino che può essere attraversato soltanto con il fuoco che viene da Dio, cari fratelli. È il fuoco dello Spirito Santo, è questo fuoco di santità che ci dà la forza per seguire Gesù sulla via della croce, che ci dà il coraggio per seguire Gesù sulla via della croce, che ci dà la pazienza per seguire Gesù sulla via della croce. È in questo fuoco che Gesù ha affrontato la passione. Gesù è pieno di fuoco perché è Dio, ma anche come uomo era pieno di fuoco divino, e attraverso di lui Dio si manifestava. Nella sua passione dobbiamo vedere Gesù pieno di fuoco, e questo fuoco di Dio ci dona, ripeto, coraggio, ci dona fortezza, ci dona sapienza, ci dona carità, ci dona pazienza per affrontare la croce, ci dona sapienza per capire, come vi dicevo l'altra volta, che la croce è preziosa, è veramente preziosa, cari fratelli. Questo ce lo fa capire il fuoco dello Spirito Santo. I santi, se voi vedete la vita dei santi, era una vita, soprattutto di quelli più grandi, tutta piena di questo fuoco dello Spirito Santo, che si manifestava in maniera straordinaria attraverso di loro, anche con segni, miracoli e prodigi, cari fratelli. E guardate che Dio vuole fare lo stesso in noi. I santi non sono extraterrestri. Dio vuole servirsi di noi, vuole infuocarci, vuole servirsi di noi per portare la fede, la conversione, per portare negli scoraggiati il coraggio, per portare nei deboli la forza per resistere nelle prove, cari fratelli. Vedete che nel mondo ogni anno 1 milione di persone si suicida, pensate un po', ogni anno 1 milione di suicidi, cari fratelli. Dobbiamo diffondere il fuoco dello Spirito Santo, perché questo fuoco ci rende invincibili, ci dona di essere forti e di non cedere. In queste situazioni difficili ci dona la forza di andare avanti, cari fratelli. Quindi mi raccomando, riempiamoci di questo fuoco dello Spirito Santo. Da noi siamo increduli, molto increduli tante volte,
ma Dio ci vuole rendere pieni di fuoco spirituale, pieni di sapienza, pieni di fede, cari fratelli. E vedete che in questo fuoco dello Spirito Santo capiamo anche un'altra cosa molto importante che ci dice il Vangelo di oggi. Avete sentito Gesù che prende un bambino, lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Ecco, cari fratelli, in questi tempi in cui a volte sentiamo parlare di pedofilia, di violenza, di abusi sui bambini, dobbiamo sapere sempre molto chiaramente una cosa. Primo, Gesù è colui che ha dato grande dignità ai bambini, è stato colui che ha fatto capire con le sue parole, con il suo insegnamento, ha fatto capire la grande dignità dei bambini, cari fratelli. Ricordatevi che prima del cristianesimo la pedofilia e quindi gli abusi sui bambini erano una normalità. Ricordatevelo bene questo, perché in questi tempi tante volte queste cose non si dicono, attenzione, la pedofilia è stata condannata radicalmente dalla Chiesa con le parole di Cristo e quindi da Cristo innanzitutto, cari fratelli. E Gesù, vedete, ci dice anche un'altra cosa il Signore, che vedete, noi quando facciamo del bene ai bambini facciamo del bene a Gesù. Ma quando appunto abusiamo, quando pervertiamo i bambini, noi stiamo in certo modo abusando e pervertendo Cristo, cari fratelli, Vedete la gravità straordinaria di questo peccato. Ecco perché io dicevo l'altra volta, e lo ridirò sempre, bisogna fare chiarezza nella Chiesa, dalla parte più alta, cioè dal Papa fino all'ultimo. Bisogna fare totale chiarezza, cari fratelli. E chi non ha la forza per fare chiarezza ed è il pastore, si deve dimettere, cari fratelli. Se non si ha la capacità per fare chiarezza, se non si ha la forza per fare chiarezza, ci si mette da parte. Bisogna essere chiari, cari fratelli, perché sono scandali gravissimi. Se non vuoi fare chiarezza, ti devi mettere da parte. Perché? Perché, vedete, i peccati contro i bambini sono peccati che feriscono Cristo, e allora non sei più un pastore di Cristo se non vuoi fare chiarezza, se continui a perseverare in un ruolo che non sai portare avanti. Questo vale per tutti, cari fratelli, perché si dà scandalo, si ferisce Cristo, non è più la Chiesa di Dio quella che non fa chiarezza e non fa chiarezza per condannare, cari fratelli. Questa è la Chiesa di Cristo, non puoi inventarti un'altra Chiesa. Sei Papa, Cardinale, Vescovo, quello che vuoi essere. La Chiesa di Cristo condanna questi peccati, vuole che vengano fuori tutto il marcio, vuole che si faccia chiarezza, se no non è la Chiesa di Cristo, cari fratelli, perché la Chiesa non può tollerare che i suoi uomini, ministri, quelli che stanno a capo, tengano nascoste cose gravissime contro Cristo, se no è la controchiesa questa, cari fratelli. Questa è la realtà, e preghiamo perché questo fuoco di Dio, che è lo Spirito Santo, lo faccia capire a tutti, perché è una cosa scandalosa. Oggi, ieri ho sentito ancora altre cose che riguardano addirittura appunto l'Argentina, quando c'era il Papa, cari fratelli. Bisogna fare chiarezza, altrimenti si dà scandalo, cari fratelli. Si deve chiarire tutto, deve venire fuori tutto, cari fratelli. Bisogna fare, ripeto, chiarezza, perché questo lo vuole Cristo, cari fratelli. La Chiesa non è né mia, né del Papa, né del Vescovo, né del Cardinale, è di Dio, cari fratelli. E Dio non accetta le schifezze, non accetta questi abusi satanici. Il demonio se ne deve andare dalla Chiesa, cari fratelli. Se ne deve andare da noi, perché la Chiesa è santa, cari. Se ne deve andare da noi, Satana, se ne deve andare via.
questa è la Chiesa di Cristo. Se vuoi essere la Chiesa di Cristo, se vuoi fare la Chiesa di Satana, te ne devi andare. Devi andare fuori dalla Chiesa di Dio, cari fratelli, perché la Chiesa è santa e vuole santità. E la santità significa no alla pedofilia, no alla omosessualità praticata, no all'adulterio, no, ripeto, all'adulterio. Non che gli adulteri si possono venire a prendere la comunione. Quello è uno scandalo gravissimo, cari fratelli. È uno scandalo gravissimo, ma io sono convinto che il Signore interverrà presto, perché, vedete, sta venendo fuori tanto marcio e il Signore tutte queste cose certamente non le vuole per la sua Chiesa, cari fratelli. Ripeto, la Chiesa è santa, ma siamo noi i peccatori e il Signore vuole che il male sia condannato. Ma vi rendete conto che un giovane deve andare al seminario, come appunto diceva proprio quelle affermazioni di quel famoso arcivescovo, eh? Guardate che quell'arcivescovo che ha fatto quella lettera, quello è conosciuto come una persona di vita integra, eh? Diversi vescovi americani lo hanno detto con chiarezza. Qui non stiamo a giocare, cari fratelli, attenzione! Questo qui ha parlato anche di seminari in cui si vive, in cui c'è una epidemia di peccati contro natura. Queste sono cose sataniche, cari fratelli. E io non ho sentito fino ad ora, purtroppo, non ho sentito che si vada a scavare in queste situazioni e si vadano a scoprire appunto i responsabili, cari fratelli. Vedete? Il Signore non le vuole queste, sappiatelo, il Signore interverrà, perché sono cose che ricadono contro di Lui, sono cose gravissime. Ma come, un giovane va in un seminario per trovare la santità e trova queste perversioni, trova questi demoni, e tante volte può trovare questi demoni che sono protetti da altri demoni che stanno sopra e dovrebbero essere pastori, e invece sono demoni, cari fratelli. Questa è la situazione. Ecco perché io dico, bisogna scavare e far venire fuori tutto il marcio. Non basta dire io sto in silenzio e prego, no? Non è possibile questo. Questo non è cristiano. Quando San Paolo, voi andate a vedere San Paolo, quando ci fu una questione in una comunità, c'era un uomo che dava scandalo, San Paolo non disse pregate e fate silenzio. Lo dovete cacciare fuori, cari fratelli. Questa è la realtà delle cose. Lo dovete cacciare fuori per la sua conversione, ma anche per il bene della comunità stessa, cari fratelli. Questi sono i nostri tempi, cari fratelli. Vedete, la Madonna è apparsa a Castelpetroso per dirci che il Signore esiste, che la Madonna c'è veramente, per dirci che noi dobbiamo essere santi, per dire che c'è un inferno, e noi pastori, io sono sacerdote, poi loro sono pastori che stanno più in alto, ma la nostra responsabilità, soprattutto di quelli che stanno più in alto, cari fratelli, è una responsabilità grandissima, ricordatevelo bene, eh? Si rischia la dannazione più terribile. Sapete che una santa disse che all'inferno vide anche prelati religiosi, all'inferno, e stavano nel luogo più basso, più terribile, cari fratelli, perché noi dobbiamo essere secondo il cuore di Cristo, dobbiamo portare la chiarezza, la trasparenza, la santità, non le tenebre, non gli insabbiamenti, cari fratelli, ricordatevelo bene questo, eh? Il Signore non dorme, ricordatevelo bene, il Signore continua a parlare e parla con chiarezza per la santità, non per giustificare i peccati, non con una falsa misericordia. La falsa misericordia non è misericordia, ricordatevelo, la falsa misericordia non serve, serve soltanto a scandalizzare, ma non serve per il bene. La vera misericordia è unita alla giustizia, cari fratelli. La vera misericordia porta alla santificazione. Quindi, cari fratelli, ringraziamo il Signore per queste parole che ci dice
E ricordiamoci ancora un'altra cosa molto importante, che la Chiesa è santa in se stessa e la Chiesa combatte contro i peccati, cari fratelli. Questa è la Chiesa, questo è il pastore, se no siamo dei lupi, cari fratelli. La Chiesa santa combatte contro il peccato e dobbiamo ricordarci sempre che il mondo di oggi è pieno di pedofilia. Ricordatevelo bene questo. C'è un sacerdote che studia proprio e combatte in maniera radicale proprio la pedopornografia, cioè la pornografia che ha per, diciamo, protagonisti bambini piccoli, cari fratelli. Una cosa veramente gravissima, cari fratelli. E quanti sono quelli che vanno cercando queste cose veramente gravissime? Nel mondo ogni anno ci sono 2 milioni di casi di pedofilia, cari fratelli, e i casi di sacerdoti che cadono in questi peccati molto gravi sono piccolissimi rispetto alla grandissima massa, cari fratelli. Queste cose in questi tempi tante volte non si dicono, e quindi che cosa succede? Si porta a pensare che nella Chiesa c'è il marcio, ma non fuori, mentre la realtà è il contrario, che il grande marcio sta fuori, ma tante volte entra tra gli uomini di Chiesa. Perché, cari fratelli? Tante volte anche perché non preghiamo, anche perché non si dice con chiarezza la dottrina di Cristo con forza. No al peccato, no ad ogni peccato grave, cari fratelli. Tante volte perché non si parla più dell'inferno, cari fratelli. Sembra che il peccato non è niente, perché Dio è misericordioso, l'inferno non esiste. Ma questo è falso, cari fratelli, è falso, è falso. Se sentite qualcuno che nega l'esistenza dell'inferno, sappiate che non parla secondo il Vangelo. Ricordatevelo bene questo, il Vangelo non si tocca, neanche il Papa può toccare il Vangelo, cari fratelli, neanche i cardinali insieme possono toccare il Vangelo, perché Dio è Dio, cari fratelli, nessuno di noi è Dio. La parola di Dio su certi punti non la può toccare nessuno, certe verità sono intangibili da chiunque, cari fratelli, ricordiamocelo bene questo, ricordiamocelo bene. E preghiamo, preghiamo intensamente come veri cristiani. Facciamo pregare in noi Cristo, cari fratelli. La preghiera cristiana non è una preghiera di uomini, è la preghiera di Cristo in noi. E preghiamo perché questo Signore che ci ama possa portare il fuoco dello Spirito Santo nei nostri cuori, nei nostri pastori, perché si faccia chiarezza e la santità di Dio risplenda nel mondo per la conversione di tutti gli uomini a Dio, al vero Dio, nella vera e unica Chiesa di Cristo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ora rinnoviamo la nostra professione di fede. Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose viventi.